Gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Male e oggi voglio parlarvi di cellulite. La cellulite, che è un argomento intenso, lungo, interessante, ci sono tantissime cose da dire e tanto da spiegare, che ho deciso di farlo in due parti. La prima parte parlerò di cellulite, la seconda parte parlerò di ritenzione idrica e il buccia d'arancia, i vari rimedi che io utilizzo che funzionano. Allora, la cellulite sono accumulo di grassi sottocutanei. Le cause sono diverse: causa ormonale, la predisposizione naturale e l'aumento di peso. Allora, se noi aumentiamo un chilo di peso, non è che va distribuito su tutto il nostro corpo, no, va sulla pancia e sui glutei e fa questo effetto ondulato con dei buchi che danno fastidio e rovinano l'omogeneità del nostro corpo. I rimedi ci sono. Il primo rimedio che funziona perfettamente è la chirurgia plastica. Hanno trovato un metodo innovativo che toglie via del tutto la cellulite, costoso e invasivo. Il secondo rimedio è attraverso i centri estetici perché hanno dei macchinari specifici per togliere la cellulite. Funziona? Sì. E le sedute variano da un macchinario all'altro, possono variare tra 5, 10 o 20 sedute, sono costose, dipende dal macchinario. Io anni fa sono andata da un sito Sadarona, ho fatto credo 5 sedute, costavano 80 euro a seduta. È costoso, il risultato si vede. Il problema che c'è è che dovete essere costanti, perché non è che fate 5 sedute e finita là e il risultato ce l'avete per sempre. Assolutamente no, dovete essere costanti sull'utilizzo perché la cellulite purtroppo torna. Tanti medici e tante persone consigliano attività fisica, dieta, bere tanta acqua. Sono d'accordissimo, la dieta funziona bene e il bere tanta acqua aiuta per i liquidi. E l'attività fisica ovviamente funziona. E il problema è che noi tante volte ci paragoniamo con quelle ragazze aliene, con quei corpi perfetti, con gli addominali perfette, con questi glutei meravigliosi. Non possiamo paragonarci a quelle persone perché loro lavorano col loro corpo, lavorano del loro corpo e fanno magari 4 ore di attività fisica tutti i giorni. Noi siamo persone normali che abbiamo una vita normale, che magari lavoriamo, magari delle persone che hanno dei figli, la casa, il pulire, il cucinare, tutto il resto, non hanno tempo per dedicarlo tipo 4 ore al giorno di fare attività fisica per avere un corpo perfetto. Io li ammiro le persone che possono farlo, però non è una cosa impossibile, ma non è neanche una cosa fattibile, dipende dalla situazione da una persona all'altra. Allora, io voglio parlarvi dei rimedi o dei trattamenti. Ad esempio, nel mercato, nel commercio, ci sono tantissimi prodotti che sono appositi per la cellulite. Dunque, io qua ne ho 3 prodotti. Nel corso degli anni ne ho comprati tanti, ne ho provati diversi e vi parlo di quelle che ho in questo momento. Allora, io ho questa qua della Garnier anticellulite con questo rullo per attivare la microcircolazione. Funziona? Assolutamente no, io non ho visto nessun cambiamento. Allora, ho anche questa della L'Oreal, anche questa cosa è finita, per la cellulite, idratante, sentite proprio la pelle fresca, attiva la toglie via la cellulite. Proprio no, non serve a niente, cioè nel senso, cioè, risparmiate pure i vostri soldi. Io la crema che io consiglio a tutte le ragazze è questa qua, la Somatolin. La Somatolin funziona perfettamente, ha un costo. Io in Italia non mi ricordo se erano 45-50 euro. Io qua l'ho pagata 38 euro a Druni, poi ve lo scrivo sotto. E tra l'altro è quasi quasi finita. Io utilizzo una volta o 2 volte a settimana quando mi faccio il bagno perché ho la pelle ancora calda, la metto su, sento la pelle che mi brucia, cioè mi brucia, diventa tutta rossa. La prima volta che ho utilizzato ho fatto un sbaglio enorme, ce l'ho messa anche sulla pancia, cioè mi ha fatto abbassare la pressione, cioè avevo la pelle calda, l'ho messa su, cioè mi ha attivata questo bruciore, mamma, per un pelo morivo, mai più sulla pancia, la metto solamente sui glutei e sulle gambe. E altri rimedi, condivido con voi i rimedi che io ho imparato nel corso degli anni. Sono rimedi che possono migliorare la vostra cellulite, toglierla del tutto dipende da voi, dipende dalla vostra costanza, il vostro continuo trattamento per la pelle. Dunque, io
Vi lascio al video che vi spiego come faccio il mio olio e come faccio i massaggi sulla mia cellulite. Allora, io ho una bottiglietta vuota, ci metto un pochino di olio di avocado. Di olio di mandorle, però vedete che mi è rimasto pochissimo, lo divido. Se avete più olio man di mandorle, mettetelo pure. Olio di jojoba, che va bene sia per i capelli che per il corpo. Ci metto l'olio di rosmarino che ho comprato qua a un supermercato, ho pagato pochissimo. Adesso vado a mettere qualche goccia di questo concentrato apposito anticellulite, l'avevo comprato su Aromazon, e vado ad aggiungere l'olio essenziale di rose. Adesso vado ad aggiungere olio essenziale di eucalipto, che anche questo attiva antibatterico, attiva la microcircolazione della pelle. Metto 10 gocce. Per gusto personale, io aggiungo l'olio essenziale di Tea Tree perché proprio mi piace l'odore che lascia sulla pelle. Se voi non ce l'avete, non importa. E comunque potete aggiungere anche se volete l'olio d'oliva. E voilà. Io l'ho messo dentro questa boccetta. Vedete? Voilà. Allora metto l'olio che ho preparato prima. E faccio vedere i massaggi che io utilizzo per migliorare la circolazione della mia pelle. I miei massaggi anticellulite. Dunque, con le nuche così, massaggiate la pelle in questo modo, almeno 5, 6, 7 minuti, dipende dal tempo che avete, per poter massaggiare così, in questo modo. Così. Altro rimedio che vedete anche su altri video è il pettine con i dita con i denti così, con i dita con i denti così. Cosa fa? Attiva la microcircolazione della pelle. La pelle diventa rossa, quindi significa che c'è abbastanza circolazione su questa zona. L'altro rimedio che vi faccio vedere è questo qua, con questa coppetta qua. Cosa fa? Praticamente assorbe, cosa fa? Succhia la pelle e voi lo dovete passare in questo modo. Senza olio è quasi impossibile. Cosa fa? Succhia la pelle, significa succhia i grassi sottocutanei, aiuta a spaccarli. Fa un male cane. Devo meditare per fare questo trattamento, per cui lo faccio una volta o due volte a settimana. È importantissimo mettere dell'olio su. Vedete come è diventata rossissima la pelle? Oddio, io che ho la soglia del dolore pare a zero, mi fa un male assurdo. Per le donne che hanno partorito, che hanno avuto dei figli, per loro non è niente. Guarda. Questo aggeggino io l'ho comprato. Questo aggeggino, io non vi vedo, questo aggeggino io l'ho comprato su Amazon. Poi dopo vi scrivo sotto dove l'ho preso. Ragazze, spero che vi è piaciuto il mio video tutorial.
i massaggi che ho utilizzato, comunque dovete essere costanti. Quando uscite dalla doccia è facile, ci mettete 2 minuti, lo dedicate a voi stessi, un po' di massaggi, fa male, però vedete del risultato. Niente, questa qua è la prima parte. La seconda parte, come vi ho spiegato prima, sarà sulla ritenzione idrica e sulla buccia d'arancia, i miei rimedi che funzionano perfettamente. Ok, grazie mille e alla prossima. Ciao belli!